Gabriel, risposto a te. Samuel, finalmente la Juve Stabia ritorna alla vittoria, dopo tre turni, diciamo, tra virgolette, magro, in cui si è raccolto meno di quello che si poteva fare. Possiamo parlare di una vittoria scacciatrice, secondo te? Diciamo che era importante vincere dopo un periodo brutto che dicevi, soprattutto perché la Tescoia stava vincendo. Quindi noi vogliamo raggiungere i playoff il prima possibile, che è importante per noi e per la piazza, siamo contenti. Finalmente eri in doppia cifra con la Juve Stabia. Per te è una cosa importante, sei felice di questa cosa? Diciamo ero felice perché era un obiettivo che mi ero posto all'inizio anno, con un'annata brutta che ho passato l'anno scorso. Ringrazio la squadra, il mister e tutti quanti perché mi hanno sostenuto e mi stanno trattando benissimo. Sono felice. Un'altra cosa. Nel secondo tempo Pancaro aveva sostituito il Castro con mettere la carrozza a destra e poi le figlie a sinistra. Questa potrebbe anche essere una mossa del futuro. Tu come ti trovi con la carrozza a destra e le figlie a sinistra? Ecco Ale, come sempre lo ringrazio perché già sono assistito quando è arrivato. Mattia se lo conoscono, sono piccolino, quindi gioco tranquillamente occhi chiusi. Quindi sono contento di giocare con loro, con Ciccio se mi sono giocare indifferente. Tu pensi possono essere loro due l'arma in più, diciamo, della Juve Stabia in questo rush di campionato? Diciamo davanti siamo tutti molto forti e quindi chi gioca gioca farà il suo. Michele ha imparato, come trovi? Ma a tratti si è vista comunque anche la Juve Stabia bella, anche piacevole nel gioco, diciamo, su una parte di campionato, ma cercava anche comunque il fraseggio, un'azione, diciamo, bella elaborata, giocata, quindi anche dal punto di vista del gioco, diciamo, comunque Stabia in, diciamo, in ripresa. No? Quello sicuramente si è visto oggi una buona Juve Stabia. Venivamo a tre partite un po' così, anche fuori casa, con campi brutti, però oggi, diciamo, il nostro campo facciamo sempre il gioco, quindi è stata una partita bella. Signoria Ferrara, ciao. Abbiamo sentito le esternazioni del Presidente, peraltro legittime, sull'assenza di pubblico. Intanto volevo sapere per voi calciatori che cosa significa un pubblico così scarno sugli spalti e poi se, visto che tu hai vissuto in prima persona la debacle della stagione scorsa, quanto incide ancora nella psicologia del pubblico quella stagione? Sicuramente con la stagione che l'anno scorso era anche ragionevole che i tifosi venissero meno alle partite, è anche normale. Però stiamo facendo un campionato importante, quindi più vengono e meglio è per noi, perché sono una spinta fondamentale. La curva è favolosa qua, si vede dopo un gol e i brividi che ti dà. Quindi speriamo che nelle prossime partite ci sia più gente. Altro? Io ho una domanda. Signor Di Carmi, ora che ha raggiunto la doppia cifra, pagherà la cena la squadra per una grande settimana? Non mi testimonia qua. Vabbè dai, non ci faccia consente. Il mio presidente che è la commissione di Sabbia, il fatto che già questo fatto insomma sia rimasto. Finiamo, facciamo la battuta, sarà lui a dover ringraziare te o tu come ha detto a dover ringraziare lui? Tanto io ringrazio lui perché l'occasione mi ha dato, perché dopo un'annata brutta sono riuscito a rimettermi in mostra, diciamo. A fine anno vedremo come conquistarmi la vita sul campo e poi colpiremo con lui. Volevo sapere, dalla tribuna è arrivato qualche bugugno, forse spesso due panni, non so se pure voi sentite in campo. Era un periodo strano, quindi ci può anche stare, dai, dopo andata l'anno scorso, loro vorrebbero sempre vincere. È come noi in campo, dai, quindi ci stanno. Diciamo, non è l'abbraccio da tutto culo, del 2-0. E sta, diciamo, per dimostrare anche al pubblico che il gruppo è unito, oppure stare semplicemente un momento di... No, ma noi siamo un grande gruppo, sì. Finalmente, dopo un'annata come l'anno scorso, che eravamo un gruppo strano, stanno il gruppo fondamentale. Grazie. Grazie a voi.